oggi? 23, è vero? Sabato 23, eccoci qua. Buongiorno, sabato 23 aprile 2022, siamo sui Monti Lucrete, esattamente a Montorio Romano, uno dei comuni del Parco dei Monti Lucreti, uno dei 12 comuni del Parco dei Monti Lucreti. Quindi questo è il paese, eccolo qua, guardate, lo faccio vedere. Guarda che bello. Stamannà ci sono Antonella e Fabia, che sono le rappresentanti, stiamo un attimo sull'asfalto qua, ora prendiamo il sentiero. Le rappresentanti della Sabina. Della Sabina romana, sì, però, sì, vabbè. Stiamo all'eremo di Sant'Angelo, dove Davide Lazzaretti, che era il... ma non mi ricordo come si chiama la chiesa, ve la dico dopo. Chiesa Juris Davidica, mamma mia. Oh. E lui visse dentro l'eremo di Sant'Angelo per 47 giorni, murato dentro una grotta, senza mangiare. Sappiamo dove andare. E quindi adesso andiamo a vedere sto famoso eremo e andiamo a vedere questa famosa grotticella dove è stato murato vivo per 47 giorni in preghiera, senza mangiare. Pensa che io ho mangiato 2 ore fa e già c'è un'altra volta fame, io non ce potevo stare là dentro. Vabbè, va, andiamo avanti, eccoci qua. Allora, come partenza non è male, subito una scagnata dei 120 scalini. Mamma mia, per le ginocchia mia sono una mano santa. Abbiamo trovato questa fontana, ma l'acqua qui sicuramente non è potabile. Andiamo sempre verso l'eremo di Sant'Angelo. Voi sapete che Fabio appena partita si è fatta 2,5 km nel giro del quarto d'ora. Perché vi dico il perché, guarda. Sì, tutta colpa dal freddo. Ok, siamo arrivati alla croce di legno. Lungo il percorso trovate questa croce di legno, non so che sta a fa qua, una croce, c'hanno, anche ci hanno lasciato un coso, si chiama un rosario, no, non credo. Vabbè, guardate che panorama, va. Quello è Scandriglia, questo è l'albero di Giuda. Adesso è l'eremo, sta dietro sta montagna qui, vedi, adesso fa così il sentiero, gira, va di dietro e dietro c'è l'eremo di Sant'Angelo. Ok, siamo arrivati alle sorgenti di Capore, poi da qui andiamo su Palermo, eccolo là su Palermo, guardate dove sta, sotto quelle, vedi la fascia di roccia, e sotto c'è l'eremo di Sant'Angelo, il romitorio di Sant'Angelo, e queste invece sono le sorgenti di Capore, sembra che questo sia, ecco qui le sorgenti, vedi, sia il, dall'acqua a tutta la Sabina questa qui, è uno degli acquedotti più grossi, capito? Vediamo, ora ci devo portare la fontana. Ok, qui siamo alla fontana, adesso dopo noi prendiamo questo sentiero qua che va sopra l'eremo, poi quando riscendiamo ci andiamo di qua e andiamo verso Monte Flavio. C'è il sentiero che porta a Monte Flavio e questa è la fontana. Questa potrebbe essere buona, l'acqua risorgente. Dovrebbe, potrebbe, dovrebbe. L'acqua delle Capore, sorgenti e sistema acquedottistico, sì, le sorgenti del Fosso Capore di Sant'Angelo, Capore alto, Capore basso, sei in un parco, questo ce ne eravamo accorti. Sì, però, come sei rientrato qua dentro? Non vedi che bello, tocca entrare qua dentro. Che bello, vedi, tieni il okay. Guinzaglio, vedi? Salita verso il romitorio di Sant'Angelo. Bello. Sentiero... lo riconoscete, sono le staccionate comunque. Ma quindi l'eremo di San Leonardo, l'hai visto quello facile da Rocca Antica? Sì, l'ho fatto. Quello che c'è sta la cascatella, il mulino. Ma c'è un altro che si chiama l'eremo di San Giovanni, che è nascosto e nessuno lo sa. Io ho già individuato dove sta, il prossimo anno ci vado, ma fa troppo caldo. Adesso è troppo sta fra Rocca Antica, sì, e Poggio Catino. Ah, bello, eh? Sì, sì. Siamo... all'eremo di Sant'Angelo, aspetta. Eh? Sì, siamo all'eremo di Sant'Angelo. Il cartello dava mezz'ora per arrivare qui sopra, ci abbiamo messo 7-8 minuti. Ha voluto esagerare un pochetto, vabbè. Infatti ci aveva fatto mettere paura mezz'ora. Ma guarda, proprio 10 minuti, ma manco ci avevamo messi. Oh,
Questo è il famoso eremo di Sant'Angelo di Montorio Romano, dove quel signore là nel 1800 e qualcosa, Davide, e non mi ricordo in questo momento, è stato 47 giorni chiuso, murato, dentro questa grotta che ora cerchiamo di vedere dove sta, senza mangiare, solo in preghiera. Dobbiamo cercare il posto per scendere sotto. Dobbiamo trovare il posto per scendere qua sotto. Mia sorella, perché per mia sorella vi piaccio andiamo. Posto scende. Qui c'è un altro sentiero che sale, forse porta a sta famosa grotta. Qui c'è altro pezzo di ragnatele. Vale. Qui c'erano ancora altre mura. Ah, guardate, qui c'è proprio un coso, una specie di tavolino fatto, bello. Devo trovare il modo per scendere là sotto. O sta lì sotto o sta qui sopra la famosa grotta, ma vado a vedere. Andiamo a vedere. Questa è la grotta dove Davide Lazzaretti è stato, si è messo qui in preghiera 47 giorni senza mangiare. Davide Lazzaretti è anche conosciuto come il Cristo della Miata. Vedete, qui vengono anche in pellegrinaggio, vengono. Ci dovrebbe stare un cartello che dico, eccolo là. Porca miseria, però non c'ho la lampadina. Ah, il telefonino, giusto per farvi vedere. In questa grotta lui è stato rinchiuso 47 giorni. Un attimo la torcia del telefonino e fa vedere qua la targa che hanno messo là. Ecco, non si vede un granché, però via dai, meglio di niente. Questa è la targa. Eccola qui, vedi. 1900, non si riesce a leggere. Comunque vedi, lui era della chiesa giudavadistica, una cosa del genere, sono le due C rovesciate con una croce in mezzo, che lui ebbe una visione mentre stava qui, vide San Pietro che gli indicò il simbolo della chiesa guarda che difficile parlare, giudavadistica, una cosa del genere, le due C rovesciate con la croce in mezzo. E questo era il suo 47 giorni qua dentro senza mangiare, capito? Io a mezzogiorno e c'ho fame. Bello, eh? Poi è stato murato, fa un secondo. Poi lui è stato murato qua dentro, eh? Non è che era aperto e lui usciva, no? È stato murato da un buco, eh? I frati di Santa Maria delle Grazie gli portavano ogni tanto da bere un pezzo di pane. Perché 47 giorni proprio senza mangi e beve proprio, se poteva. Ok. Ci avrà un'oretta, sì. Ok, siamo alle sorgenti di Capora, a 465 metri. Lì c'era la fontana, quello è il sentiero di Sant'Angelo, e Sant'Angelo è questo qui sopra. Di qua adesso andiamo verso Monte Flavio noi. Senza arrivare a Monte Flavio, comunque arriviamo quasi vicino alla pineta di Monte Flavio. Per andare a prendere il sentiero dall'altra parte, che non è un sentiero comunque del parco, non è segnato, però ci dovrebbe stare un qualcosa che ci riporta a Montorio, così concludiamo l'anello. Qui c'è... è pieno zeppo, che so? So, girini? Sì! Non vedi quanti, oh? Sai che erano anni che non vedevi i girini, oh? Sono spetti, sono tanto grandi. Vabbè, quello che sia, girini. Ok, stiamo camminando dentro un torrente. Guarda Antonella, guarda Antonella. È bianca come i sassi, mica si vede. Hai visto? C'ha lo stesso colore del greto del fiume. Infatti ho visto una cosa. Ho visto una cosa che camminava, ho detto, ma chi è? Come stiamo a camminare dentro il greto del fiume asciutto, eh? Ok. Pensa quando c'è l'acqua. Infatti. Spero che sto sentiero non ci sia mai troppa acqua, se no non si può passare. Ed eccoci qua, eravamo lungo un sentiero, vedete, segnato, bianco e rosso, ma si è chiuso completamente, sta di groli, niente, non ritorna indietro. Non possiamo fare l'anello, quindi andate e ritorno da Sant'Angelo, purtroppo. Guardate qui è aperto e già tutto chiuso, là era peggio, ci stavano i crolli. Siccome non è un sentiero del parco questo, anche se è segnato, l'hanno lasciato morire. Ok, riscendiamo lungo il fiume, via. Visto che il sentiero è chiuso, stiamo a risalire il fosso. Vediamo fino a dove potremo arrivare.
Qui forma tutte le cascatelle quando c'è l'acqua, da mezzo, tutta, tutta scalettata. Bella, eh? Adesso lo risaliamo fino a dove è possibile e poi torniamo indietro. Se è possibile, questo non so dove va a finire, però vediamo un po'. Proprio dentro le forre dei Monti Lucredi, guarda che spettacolo. Adesso prima per salire, anche lì va bene. Qui adesso ramo qui davanti, ok. Fuori uno è passato. Sì, questi amano sulla roccia. Sì. Una, questo qui ha passato ramo qui. E andiamo. Ok. Boschetto? E andiamo, che c'è? C'è? Che ha trovato? C'è gente che ha paura di insetti, tu la raccoglie. Che cos'è il coso? Che è il coso? Fammelo, metti qua, vediamo la videocamera. So che maggio oh, amore, li amo questi. Questo com'è il coso? Il, è un, uno scarabeo, una, no, forse come si chiamano quei maggioloni, maggioli, però questo dovrebbe essere uno scarabeo. Vabbè. Pensa che c'è gente che si cominciava a strillare. Aiuto! Un insetto! Beh, non è lo, fanno senso le scarabeo. Ed ecco Fabio alla raccolta girini. Non è vero, gli sta raccogliendo, gli sta solo accarezzando. Comunque tra. Bello, a vedere, proviamo quello, proviamo. Oh, eccolo! Proviamo, eccolo! Guarda! Ecco. Sta montando sulla mano, guarda. Vabbè, poi guarda, sono come spermatozoi. Sì. Guarda, incredibile. Uguale, sì. Allora questi sono oh, i figli della rana. Questo sta, guarda, questo sta per fare la mutazione, c'ha la coda. Poi oh, è grosso. Sì, ma c'ha la coda. Perché vedi, ce l'hanno fina, invece ce l'ha tipo co... piatta. Non so, diventa piatta. Rana, non so. Alla fine abbiamo trovato quest'altro sentiero che speriamo io me la cavo, ti ricordi il film? Speriamo. Vabbè, che speriamo che porta a coso, a verso Monteflavio, no a Monteflavio, non ce ne una, verso Monteflavio. Altrimenti ci arrabbiamo. Sono due cose, altrimenti siamo fregati o altrimenti ci arrabbiamo, c'è poco da fare. Oddio che spettacolo da qui, oh! Guardate laggiù, guardate come siete bene, l'erano di Sant'Angelo da qua. Ecco là, nascosto in mezzo sotto la fascia rocciosa. Questo è il Monte Velato, quello è il Colle Valle Pecoraro e questo è il Serrapopolo. Non avevo mai visto il Serrapopolo da quest'altra parte io, sempre dalle altre parti, da tutte altre parti l'avevo visto, ma da qua non l'avevo mai visto. Raga, una salita spaventosa, vedi l'Erone Sant'Angelo, ecco là, guarda, sembra intero a vederlo da qui, sembra perfettamente nuovo, guarda, invece sono tutti ruderi. Ok. Guarda, se siamo fatti quel pezzo là, minimo 500 metri di dislivello continui. Infatti ci ha sderenato. Sì, ma sì, erano minimo 500, stavamo sotto al fiume e siamo andati sopra a Monteflavio. È minimo. Comunque, allora, ragazzo, allora abbiamo retto. Porca miseria. Siamo sbucati alla pineta di Monteflavio, poi rendiamo qui. Adesso, questa stradina qui, andiamo a Montorio, ritorniamo a Montorio Romano. Siete fortissime. Oh, qua la salita era... spezza gambe, ha dato io, era minimo 500 metri, poi a casa lo dico, ma 500 sicuri. Eccoci qua, diretti verso Montorio, dentro al bosco siamo rientrati. Bello. Oh, che fa? Corri! La discesa ripida, non c'è me, perché alla fine mi ho sentito come in cavallo, tu, eri te che correvi. Perché vanno vedo le discese, mi fa. È troppo forte Antonella. No, siete che sei abituato a camminare sui Lucredi. Ok, giro finito, siamo alla zona sotto Calvario, 645 metri, Montorio 10, Pineta, poi non 10, uno di meno ci vuole. Ed eccoci qua, giro finito, 15 chilometri, sono 15 chilometri e 6 ore e 30, e giro ad anello, e stupendo. Che volevo dire più? Sì. Bellissimo. Sorgenti del Capore, Caporo, Sorgenti del Caporo, Eremo di Sant'Angelo. Poi siamo alla fine a Pineta di Monteflavio, Monteflavio e siamo a Montorio. 16.5 dal comune. Stavo sentitamente. Va bene, raga, vi saluto e vi ringrazio. Forza Roma, Bassa Lazio, se becchiamo alla prossima. Lo vedi? Ecco le donne della Sabina. Alla prossima. Vi siete persi Silvia, eh? Sì, per strada siamo persi.